Ehi là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Io sono Ali e io sono Auri. E siete su Ali Auri Channel. Oggi, come avete già letto dal titolo, vi portiamo in un super vlog. Ma non sarà un vlog come tutti gli altri vlog? Ma è uno super super speciale perché è dedicato alla comunione della nostra adorata cugina Tatiana. Tra l'altro anche per l'occasione mi sono messa la maglietta con Star Wars, perché lei è la fan numero uno sia di Star Wars che anche del nostro canale. Infatti mi sono messa la maglietta di Ali Auri Channel in suo onore. Sul sito, ovviamente. Abbiamo deciso di portarvi con noi in questa giornata super mega importante sia per lei ma anche per tutta la nostra famiglia allargata. Esatto, perché anche sappiamo che questo è il periodo delle comunioni, delle confessioni, insomma, di tutti. Mi fateci anche sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete dovuto scegliere tutti gli outfit per andare alle comunioni, confessioni, credimi, dei vostri familiari, amici, parenti. Yes, i nostri erano veramente top. Vabbè, ragazzi, dateci anche un voto qui sotto nei commenti ai nostri outfit, perché ci siamo davvero impegnate tantissimo. Tranne Lally, che non era in palette, ma vabbè. La domenica è importante, è stata anche una domenica molto bella, passata in famiglia, nel verde. Poi a causa del Covid, diciamo, non è che ci vediamo sempre moltissimo, e questa è stata proprio una bellissima occasione. Ringraziamo ovviamente anche tutti, anche gli zii, per averci permesso di registrare, di portare il vlog sul canale. E non ne vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri altri social, Instagram e TikTok, dove ci chiamiamo aliauri.channel, e anche di iscrivervi alla newsletter nel nostro sito www.aliauri.it, perché la settimana prossima, dal mio compleanno, il compleanno dell'Aurora, ci sarà una mega novità sul sito e anche un sacco di sorprese dedicate alla cancelleria. Ci saranno tre nuovi prodotti, di cui uno l'abbiamo regalato anche oltre agli altri regali alla Tati per la comunione. E l'altro perché dovevate stare a dircelo come effettivamente fosse, e le è piaciuto tantissimo. Tantissimo. Ma io direi di lasciarvi subito con il video. Buongiorno a tutti, io mi sono appena svegliata, sono 8:45, ho mangiato un Grisby, che era la mia colazione preferita, e adesso vado in doccia. Ho sonnissimo, però va bene così. Per fortuna il mio outfit l'ho già più o meno definito, anzi l'ho già definito. Stamattina pure avevo tra le rase gli armi, adesso è qui. Marcello, vado in doccia. Laura invece sta arrivando col treno. L'ho già fatta, vorrei farvi vedere anche il mio completino di Oisho, cioè mi piace troppo perché è super comfortable. Adesso andrei ad asciugarmi i capelli, è anche abbastanza tardi. Lauri sta arrivando a casa. Poi trucco e vestito. Penso che metterò questo qui di Zara, molto carino, svolazzino. Capelli asciugati, è anche arrivata Lauri, che adesso verrà a salutarvi. È molto stanca perché ieri è stata a una festa di compleanno di una delle sue più care amiche a Milano. Io mi sto piastrando i capelli perché ovviamente io e Lauri non ci ripiastriamo mai per tutti i giorni. Però per delle occasioni speciali, quanto la comunione della nostra cuginetta adorata. Sì. E là, ciao a tutti. Allora, stamattina ci sono state un po' di peripezie, ecco perché non ho filmato, perché io fino a 2 ore fa ero a Milano perché avevo un compleanno ieri sera a Milano e non volevo assolutamente mancare. E quindi stamattina alle 7:30 ho preso il treno da Milano a Verona, però ero veramente in condizioni tipo pessime, quindi ho evitato di filmare anche perché ero un po' in ritardo, visto che avendo fatto una festa, avendo fatto molto tardi, insomma, ero un po' così. Infatti penso di aver dormito 3 ore questa notte. Sono abbastanza in orario, cioè nel giro di mezz'ora ho fatto la doccia, mi sono asciugata i capelli, mi sono piastrata, ora devo solamente truccarmi e mettermi il vestito, ma l'outfit è già pensato, quindi un problema in meno. Ora si passa al trucco, farò una cosa molto molto pissi, perché comunque bisogna stare tutto il giorno e c'è caldo fuori e se mi si smonta il trucco troppo elaborato poi fa abbastanza schifo, quindi farò una cosa easy quasi da tutti i giorni, magari mi trucco un attimino gli occhi, iniziamo dalla base, magari faremo un video dedicato make up se vi interessa, perché da un sacco che non facciamo un video make up. Comunque questo è il mio outfit, ti sembra bomboniera, Alice è nera, invece siamo proprio l'opposto e siamo super in ritardo, dobbiamo andare in chiesa. Cioè, perché siamo sempre in ritardo? Io non lo so, sono abbastanza in orario. Velocità luce, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo io il vestito di Zara come avevamo calcolato, e Lauri questo bellissimo vestito di Michael Kors. Cioè, io ho deciso a distanza che vestito mettermi. Esatto, cioè, troppo brava. E adesso andiamo in chiesa. Ovviamente la chiesa non è troppo lontana da casa, però abbiamo i tacchi. Esatto. La cerimonia è finita, è andata tutto molto bene. Esatto, benissimo. E tra l'altro c'è fermata anche una ragazzina in chiesa. E quindi ci siamo riconosciuti anche in chiesa oggi. Abbiamo fatto un po' di foto e adesso andiamo verso il ristorante. Guardate che elegante. Allora, questi sono i nostri outfit completi comunque per la giornata. Onestamente eravamo molto belle. Zara, in chiesa. Zara, non lo so, Michael Kors. Michael Kors, nonna, Michael Kors, Gucci! E adesso aspettiamo tutti e andiamo al ristorante a mangiare.
Siamo arrivati nel posticino, è un agriturismo che si chiama Le Tese. Un po' imboscato, però sembra molto molto bello. E ci piace. Adesso scendiamo e andiamo a mangiare. Ecco la festa di Giada. Mamma, con la bocca piena. Cioè, guardate quanto è decorato. E qui era... Oh, grazie. Sì. Questa è la prima portata. Ali, cosa ne pensi? Buona, il bigode è molto buono. Questo è il secondo, mamma mia, che bontà. Il numero 4. Sì, esatto. Mamma, che bontà. E dopo aver mangiato ovviamente un calcetto balilla. E qua c'è un'altra sfida a ping pong. No, pietasso. Non passano? Bravo Aurora, dai, su. Elice! Spacca! No, no. Allora, Auri, calcio balilla 101. Quando la palla ce l'hai il tuo portiere, tu alzi il mini, ok? Sì. Vai! Oh! Allora, qua c'è un attimino di sportività un po' poco sportivo. Sì, si stanno un po' uccidendo il calcetto balilla. Vabbè, e qua si stanno facendo ping pong. C'è il nonno facendo ping pong. C'è la nonna. Ciao. Cioè, guardate che stilosi occhiali la nonna. Che stilosi tuoi occhiali, nonna. Ah, no, che stile. Ah, scusa. Guardami i confetti. Che bevo è acqua e latte. Alice, cosa che bevi? Acqua e latte. Mentre adesso arriva la torta. Sembra bellissima perché ha dei macarons davvero bellissimi. È stata lavata dalla mamma con il vino. Alicina, sei divina adesso, profumo il vino. Ho fatto una bella doccia di champagne. Stiamo facendo sessione relax. I bambini vanno sull'altarina. Qui è Gaspare, il mio cagnolino è un bassotto e adora correre. Che carino. Quanti anni ha Tati? Un anno. È un cucciolino. Sì, un cucciolotto. Io sono il padre della festeggiata, quindi siete stati zio, siete stati i nostri graditi ospiti, non siete qui fisicamente ma in quanto spiritualmente followers di Ali ed Auri, siete i nostri graditi ospiti. Voi non avete conosciuto le ragazze come le ho conosciute io, ma hanno sempre avuto uno spirito di intraprendenza anche quando erano bambine. Quello che vi posso dire è, oltre a continuare a seguirle, di prendere esempio da loro, provare, andare avanti e non aver paura di fallire come hanno fatto loro, migliorare nel processo e seguire i vostri sogni, e diventerete anche voi due meravigliose creature come le mini puti. Vi siete persi il meglio, ma vabbè, non si può avere tutto dalla vita. Continuate a seguirle e vi voglio bene a tutti quanti come voglio bene a loro. Ciao. Comunque, la riconoscete questa? Cioè, ditemi sì, vi prego, è di Bellaria comunque, PS. Saluta nonna. Ciao. Ehi, là, noi siamo con la mamma della festeggiata. Bene, sì. Che la famosa zia Miki, sono mai stata nominata? Sì. Intanto la maglietta e l'outfit, cioè, è venuta in palette, vorrei dire. Cioè, è venuta in palette. Tutto merito vostro che esatto. Mi avete dato qualche dritta. Esattamente, e anche il make-up, cioè veramente, zia, sei un'opera nostra oggi. Esatto. Vero, dai. Nel vero senso della parola. La zia è scelta proprio un bellissimo posto. Esatto, un posto immerso nel verde, il cibo buonissimo, veramente, abbiamo mangiato bene. Ti è piaciuta la torta? Buonissima. Ci ho messo un sacco a sceglierla. Ci hai viziate troppo, zia, oggi, veramente, abbiamo mangiato come era. Sono pure arrivata con i capelli lisci, un po' di champagne, mamma, avete... Ci siamo un attimo spostate perché c'era la gente che passava e tiravamo la via. Correva dietro. Ecco la festeggiata che ce la fa resistere. Grazie per essere stati i nostri ospiti virtuali. Esatto. Grazie a voi dell'invito sul vostro canale, che tra l'altro seguiamo sempre. Quindi... Esatto, è sempre aperto a voi, zia. È una festa per noi essere vostri ospiti. Mamma, che bello! Un bacione sandwich. Dai. Come quando eravate bambini. Esatto. Che male ai piedi, vi giuro. Capire, cioè, queste scarpe. Ma dov'è il mamma?
Mi hanno uccisa. Abbiamo terminato un po' in compagnia, giocando e saltando sul trampolino. Sono le 4:30. No, 5:10. Lali si sta facendo un bagno ai piedi perché abbiamo sofferto tipo tantissimo. Vai Rice, siamo tutti con te. Noi tra l'altro ci stiamo preparando e truccando perché ora dobbiamo registrare un bel po' di contenuti. Non bisogna assolutamente dimenticare che abbiamo una fantastica community che ci aspetta dei video super mega, ragazzi. Abbiamo organizzato dei video per giugno che cioè voi non avete neanche idea. Lali, abbiamo appena finito di registrare tutto, sono tipo le 9:30, però insomma 9:29. Questi sono i ritmi e Lali deve ancora editare, poverine, farà anche una versione di greco. Dobbiamo ancora cenare latino, scusate, però questo e l'altro solo per voi. Abbiamo anche prenotato la vacanza di quest'estate. Noi cena super easy stasera con pizza riscaldata perché comunque abbiamo mangiato a sufficienza, direi. Siamo proprio la pizza fantastica, ci guardiamo 4 ristoranti. Forse meglio di quella del kebabaro, ma mica tanto. Quindi a mezzanotte abbiamo finito di mangiare, abbiamo guardato anche una puntatina di Borghese. Lali domani mattina deve svegliarsi per andare a scuola tipo all'alba. E è stata proprio una bella domenica. Esatto, veramente passata in famiglia, all'aperto, con le persone care, a festeggiare comunque un traguardo importante per la nostra giornata Tatiana. E niente, noi vi lasciamo all'auto del video. Buonanotte. Il video termina qui, speriamo tanto che vi sia piaciuto. Posto veramente top, compagnia altrettanto, e quindi una giornata veramente da rifare. Poi c'era anche un bellissimo tempo, quindi very top. E adesso salutiamo 10 persone erano scelte dal video precedente. E prima di tutti salutiamo ovviamente la Tati, un grossissimo bacione e ancora tanti auguri Tati. E ora salutiamo le altre 10 persone. Iniziamo da Agata, un bacione. Arianna, un bacione anche a te. Maria, un bacione. Elisa, un bacione anche a te. Chiara, un bacione. Marina, un bacione anche a te. Doè, un bacione. Elena, un bacione anche a te. Un'altra Elena, un bacione. E per ultima Laura, un bacione anche a te. E noi vi diamo appuntamento lunedì con il prossimo video. Ciao. PS, questo weekend lo passeremo a Milano. Ciao.